Allora, siamo di nuovo qui con voi, cari telespettatori. Stavamo parlando di diritti inespressi. Colgo anche l'occasione perché mettiamo in onda delle slide in modo che intanto, mentre noi chiacchieriamo qui in studio, voi potete anche leggervele e vedere un po' di che cosa si tratta. Stiamo vedendo appunto la seconda slide, ma nel frattempo, che stava dicendo che ci sono delle situazioni particolari. Che cosa? Sì, per quanto riguarda l'invalidità, spesso in particolare i pensionati con l'età, con il crescere dell'età, scatta il problema dell'invalidità. Ora, legata all'invalidità ci sono una serie di prestazioni che aumentano, per esempio gli assegni familiari. Se in un nucleo familiare c'è una persona con un'invalidità, l'assegno familiare che magari è di 25 euro al mese, scatta a 50 o anche a più euro al mese. Bisogna fare domanda. L'INPS lo sa che quella persona è Eh invalida sì. perché lo riconosce con il verbale, però non è automatico il riconoscimento, bisogna fare la domanda. Lo stesso per quanto riguarda l'assegno di invalidità eventualmente è legato al passaggio, per esempio, dal 74% al 100%, quindi un peggioramento della situazione di invalidità, anche questo è legato a una domanda che deve essere fatta. Voglio anche E dire infatti, un un'altra. attimo, interrompo un secondo, qua vediamo la slide, perché non sono stati concessi magari? Allora, o perché non è stata presentata la domanda di cui stava dicendo, oppure è stata presentata la domanda, ma l'INPS per errore non li ha liquidati. Altro problema, Quindi quindi l'errore bisogna, dell'INPS che esiste, certo, ci alla sono. decorrenza della pensione non ricorrevano le condizioni reddituali o di età previste dalla legge di cui parlavamo all'inizio. Quindi E attenzione perché gli quindi errori ci sono. bisogna tener conto che con il variare della condizione, l'età che aumenta, l'invalidità che interviene o altre variazioni, queste possono determinare delle variazioni per cui danno diritto a delle prestazioni economiche. E purtroppo il nostro sistema prevede che questi riconoscimenti vengano dati solo se si fa domanda. E Certo. quindi è opportuno, necessario realizzare la condizione di passare da un patronato, dal sindacato, dall'OSPI, che questo lavoro A lo sta farsi facendo ormai da controllare la anni, a farsi pensione. controllare la pensione. Slide sul controllo della pensione, che così intanto mentre dice, così vediamo che cosa bisogna Così fare. vediamo, Allora, potrebbero esserci pensionati che hanno diritto a delle prestazioni e non lo sanno, ci diceva appunto il nostro segretario, 37.000 euro della signora, adesso lei ci racconterà un altro caso. Su richiesta del pensionato presso le sedi dello SPI-CGL, previa prenotazione, si può acquisire dall'INPS il modello OBISEM, busta paga del pensionato, quindi lo potete fare voi aiutando il pensionato a farlo. Acquisire la certificazione unica, quindi non è che uno deve portarsela da casa, che non ce l'ha, ma La possiamo l'acquisisce. acquisire. Poi lo SPI può effettuare il controllo della busta paga del pensionato, verificando i limiti di reddito individuale su richiesta anche coniugale. Questa è un'altra cosa importante. Qual è il caso che vi è capitato nel veneziano? Recentemente una signora aveva 13 anni, 13 anni e qualche mese di contributi, è venuta col marito per controllare la pensione del marito. Visto che era nella nostra sede, abbiamo chiesto come mai la signora non aveva la pensione pur avendo lavorato 13 anni e mezzo. Allora, ci ha spiegato che ha smesso di lavorare perché ha avuto 3 figli e non ha più potuto riprendere il lavoro. Siamo andati a verificare la situazione previdenziale e purtroppo abbiamo visto che non aveva mai chiesto il riconoscimento delle 3 maternità fuori dalla prestazione lavorativa. Con questi 3 maternità ha superato i 15 anni, abbiamo chiesto il riconoscimento delle maternità e la domanda della pensione, che la signora aveva maturato già da anni, quindi se capitava prima in sindacato avrebbe avuto anche un riconoscimento anteriore. Sono stati riconosciuti gli arretrati degli ultimi 5 anni e ha avuto 34.482 euro. 34.482 euro, bella cifra, dai, una bella soddisfazione anche per voi, Certo, anche per tra noi sicuramente, perché, ripeto, noi continuiamo a dire che ci sono dei diritti l'altro. Eh inespressi, sì, un questa era una delle tipico condizioni esempio. che abbiamo verificato. Un signore che tempo fa è venuto, prima del lock della chiusura,
proprio in questi giorni ha avuto riconoscimento, aveva la pensione sociale perché aveva lavorato 19 anni, 18 anni e 9 mesi e non aveva i 20 anni per poter chiedere la pensione. Abbiamo guardato il suo stato dei contributi e abbiamo visto che non c'era il servizio militare riconosciuto. Abbiamo chiesto, il signore aveva fatto 18 mesi di servizio militare, abbiamo chiesto il riconoscimento, lui aveva per fortuna la copia del materiale relativo al servizio militare. Intenersi il materiale relativo al servizio militare, guai non averlo. E abbiamo riconosciuto, ha avuto quindi un riconoscimento di quasi 21 anni, caspita. Abbiamo fatto la domanda di pensione e ha avuto 22.300 euro. Tutto rispetto, ecco, anche questo. Perché, quindi bisogna tenere tutti e due. Anche lui ha avuto solo gli ultimi 5 anni perché c'è la prescrizione, la pensione decorre quasi da 8 anni fa, non è venuto prima, comunque gli ultimi 5 anni 22.000 euro. Se l'avesse fatto fin dall'inizio avrebbe preso di più, certo, quindi... Ripeto, anche questa è per motivare che più presto vi fate controllare la pensione meglio è perché se ci sono degli errori c'è la prescrizione di 5 anni e quindi se si riesce a controllarla prima che scada la prescrizione si prendono tutti gli arretrati di cui si ha diritto, altrimenti. Se no purtroppo si prendono solo gli ultimi 5 anni. Perfetto, allora c'è un messaggio che era arrivato prima, vediamo se dalla regia riusciamo a rimetterlo in onda così lo commentiamo insieme e poi do la parola appunto anche al nostro collegato Giuseppe Di Girolamo. Com'è possibile che bisogna sempre presentare domanda? Stiamo parlando di anziani pensionati che a volte prendono poco meno del sostenibile. Vergogna Stato, tutto per lucrare sulle dimenticanze, non solo dimenticanze, sulle cose che non si sanno perché non si può sapere tutto. Sì. È vergognosissimo. Sì, sì. Allora, Giuseppe Di Girolamo, che cos'altro c'è da dire? Perché qua abbiamo un altro punto importante di quali potrebbero essere questi diritti nascosti. Vediamo un po' di menzionarli in modo che le persone si appuntino e noi mettiamo in onda la slide. Allora, diciamo che ne abbiamo già detti parecchi, quindi la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo. Voi sapete che la legge dice che comunque si ha diritto ad un trattamento minimo di pensionistico, stando dentro appunto a dei limiti di reddito, chiaramente. E quindi se io non raggiungo quel trattamento minimo che attualmente è di 115 euro mensili, ecco che posso fare richiesta di questa integrazione, così come abbiamo detto della somma aggiuntiva cosiddetta quattordicesima, che appunto è stata erogata a luglio, oppure c'è un importo aggiuntivo. Cos'è l'importo aggiuntivo? Viene erogato nel mese di dicembre, assieme alla tredicesima, non è altro che appunto quel pezzetto in più per raggiungere il trattamento minimo. Anche qui bisogna sempre stare attenti e fare domanda, quindi bisogna controllare, sapere che c'è un limite di età da raggiungere e un limite di reddito entro cui stare. E poi la questione che ricordava anche prima Pier Giorgio, cioè quello che riguardano i trattamenti di famiglia, cioè gli assegni familiari. Se purtroppo nel frattempo interviene un'invalidità, ecco che il mio assegno aumenta, ha una maggiorazione. Sono moltissime le cose che possono, come dire, rientrare in quei diritti che io posso esercitare, che nascono, che sono nati nel tempo. Ecco, solo per dare un'idea, a Belluno su 356 controlli che abbiamo fatto di pensioni, per prendere un dato, ben 183, quindi più del 50%, sono risultati mancanti di alcune prestazioni. Ripeto, mancanti non perché così non sono state date, chissà quale motivo, ma semplicemente perché le persone non sapevano di averne diritto e quindi non avevano fatto richiesta.
A Rovigo, su circa oltre un migliaio, circa 1500-1700 domande, cioè scusate, controlli fatti, ben 324 rodigini hanno ricevuto delle prestazioni in più. Quindi, come vedete, non si tratta di qualche caso Eh no, sporadico, ormai ma è si un tratta di sistema. casi molto importanti. Ma io chiedo. Tra l'altro, va sottolineato un po' quella cosa che veniva detto prima nell'SMS, no? Cioè, noi stiamo parlando di pensioni basse. Spesso le pensioni basse sono legate anche a condizioni sociali o a persone molto anziane, e quindi persone che magari vuoi perché non hanno la connessione con internet, vuoi che non hanno tutta una serie di informazioni, spesso sono persone sole e anche, come dire, mancano di un certo tipo di informazioni. Ecco, anche questo è un aspetto di cui noi cerchiamo appunto di tener conto, insomma, quando facciamo queste campagne per portare a conoscenza le persone. Infatti, è arrivato un altro messaggio. Noi poveri pensionati esistiamo solo per permettere ai politici di parlare delle nostre misere pensioni e fare promesse non mantenute dopo essere stati votati. Che schifo. Ma a questo proposito volevo chiederle, voi che fate tante battaglie, per tanti diritti, per tante questioni, per i lavoratori, per i pensionati, eccetera. Non sarebbe una battaglia lecita, con questi dati alla mano, perché ormai credo che negli anni abbiate dei dati spaventosi, complessivi di recupero, di maldato, di maltolto, di non dato. E quindi, altro che semplificazioni, partiamo da questi dati qui. Sono soldi che lo Stato, ruba sostanzialmente. E fare una battaglia importante, credo che la sosterrebbero tutti, no? Trasversale. Allora, noi stiamo chiedendo sempre di più che ci sia una connessione tra le banche dati, perché, come dire, nel momento che io faccio la dichiarazione dei redditi che sono pensionato, l'INPS è già in grado di poter intrecciare una serie Esatto, ma di assolutamente mie sì, condizioni ma e quindi assolutamente sì. sapere in che condizione sono. Quindi noi stiamo portando avanti questa battaglia. Tra l'altro, devo dire che purtroppo, invece di fare dei passi in avanti, spesso facciamo un passo indietro, perché fino a qualche anno fa veniva consegnato ogni anno al pensionato l'OBSEM, quel Sì, famoso che almeno uno si cedolino. verificava a casa, faceva controllava, insomma. Esatto. Invece adesso l'INPS, con la spending review di qualche anno fa, non consegna più il cedolino al pensionato, e quindi il pensionato ha una ulteriore difficoltà nel sapere qual è la sua condizione. Ecco, queste sono tutte battaglie che noi stiamo continuando a fare e Certo. stiamo anche cercando di poter avere una maggiore operatività per poter tutelare al meglio i nostri pensionati. Ecco, questa è un Assolutamente. po' la battaglia che noi stiamo facendo e stiamo portando avanti. Dopodiché io dico sempre una cosa: attenzione, venite al sindacato che siamo in grado di potervi controllare le vostre posizioni. Non vi costa nulla venire da noi e metterci in condizioni di poter controllare e farvi esercitare quelli che sono i vostri diritti. Questa è la cosa che noi diciamo. Diciamo a tutti i pensionati: sappiate che noi siamo a vostra disposizione, siamo presenti praticamente in quasi tutti i paesi, siamo un po' come i campanili, Basta quindi siamo prenotare e presenti andare a in tutti i fare una paesi, visita. venite da noi. Perfetto, interrompo un attimo perché abbiamo la pubblicità, quindi noi andiamo in pubblicità pochi secondi, ritorniamo insieme e vediamo altri punti sempre con i nostri ospiti, tra poco.